Esce, Mirico, guardi che è meglio io con solo voce che lei con la faccia. Esce, rientra, cretino. Esca e rientra. Le battute da liceale, le battute del liceo. Ma tra l'altro, poi che dico, possiamo far smettere questa narrativa? Perché lei è veramente un bell'uomo. E non lo dico da persona omosessuale, lo dico da persona etero. Lei è una persona con il suo fascino. Cioè, ognuno di noi piace il bello. No, si tocca dal cazzo, Mirico. Dai, mi faccio dire due cose. Che lei è questa là. Mi posso far vedere, Mirico, un'immagine raccapricciante? Io Facebook ti ricorda delle cose, me l'ha mandato un amico che 7 anni fa partecipavo alla 10 km di Napoli e scrivevo su Facebook che anche la 10 km di Napoli è andata e io che facevo la maratona. Questo ero io 7 anni fa. Vedi che schifo Giordano. Vedi che schifo Giordano. Faceva schifo oggi e fa schifo pure Cohen. No, allora, prima cosa, hai messo Giordano senza di me. Frate, sei un coglione, arrivi 3 ore dopo. No, la webcam che non va. Seconda cosa, diamo adito a Chirico. Terza cosa, c'è una brutta notizia. Bruttissima notizia da dare. Ciao, Panuxo. Faina è vivo, purtroppo. No, perché? Chi te l'ha detto? Mi ha scritto. Mi fa, reggete sta live perché arriverò tardi. Purtroppo è vivo. Ma porca. Volevo annunciare il lieto evento, ma è rinviato purtroppo. Ma crediamo nel raccordo, amici miei. Crediamo nel raccordo. Il raccordo dà, il raccordo toglie. Calma. Che sono molteplici le vite strappate dal raccordo. Giordano è un verme, perché pensava che io non ci fossi neanche oggi e voleva attaccare il Milan. Invece io sono qui. No, amico mio, assolutamente. Difendere la società. No, assolutamente. Anzi, sono molto curioso di sentire il tuo parere su casagiardino.it, la principale occupazione. Ma non c'è nessun parere da dare. Casagiardino.it, l'occupazione principale di... Vuoi sentire il mio parere o vuoi dire la tua? Perché se vuoi sentire il mio parere mi devi dare modo di rispondere. Se vuoi sentire il mio parere, di Ibrahimovic. Lei è invidioso di Ibrahimovic, non ce ne fa niente. Si apra questo. Allora, che poi io, da cronista opposto a nessuno, di lei che fa la maratona non frega un cazzo a nessuno. Ma che cronista? Quanti la faceva la maratona? Era da solo. Una questione. Voi siete felici che io ti sto dicendo che sono il primo. Io sono il primo ad attaccare. Vabbè, non vuoi fare la domanda, quel tipo Marzullo ti dà le risposte. Sì, lui si dà le domande e le risposte. Io sono il primo a criticare la società e quello che sta facendo. Poi dopo mi opporrò a questa vergogna di Enrix. Io sono il primo a criticare la società e lo schifo che sta facendo la società. Ma attaccarsi a tutte queste cose è ridicolo. Sì, sta facendo una cazzata. Non è che è vietato. Il suo presidente, quando il Napoli andava male, continuava a fare i film. Non è che non li faceva. Ho fatto una domanda, non ho dato un giudizio. Ha ragione Cohen. Ma che gliene frega lei di come investito i soldi? Perché Giordano parla? Cioè, perché Giordano Palla e Gazza non hanno dato il dono della parola? Per favore, per favore. Veramente. Enerix, si vergogni, torni a mangiare schifezze. Guardi che come si è ridotto per lei, Giordano, è invidioso. Lei fondamentalmente è invidioso. Lei è invidioso di tutti. Ecco perché lei... Ma lei è un cretino, lei è invidioso che dice queste cose. Non è i ruotini. Lei vorrebbe mettersi al posto di Faina, dovrebbe toccare la strada lì dove va Faina. Allora, secondo se i corni con gli occhi, no, sì, mi dispiace. Ma dai, allora, ma cambi vita. Deve essere cambi un canale vita destinato al solo uso di... Ma si faccia il suo di canale, faccia il suo canale e faccia quello che vuole. Ma non lo seguono. Io pongo questioni rilevanti e mi duole dirlo al cospetto di altri due giornalisti, quali dovrebbero essere Augusto Ciccione e Marcello Tinico. Sono l'unico che sollevo. La questione rilevante è che Ibrahimovic apre un'attività. Cazzo, devi sollevare. La questione rilevante è che Ibrahimovic apre un'attività, ma veramente. I poteri forti. Tinico, dammi retta. Dei poteri forti. Il discorso è Tinico, solleva il computer. E non parlare di nulla, potremmo cambiare un'altra cosa. No, parlavo della crisi della Roma, no? Adesso no, parleremo che è un tema. Io ragazzi, c'ho una bomba clamorosa su la notizia dell'anno su Real Madrid. Anzi, come su Real Madrid? Potete mandare un messaggio a tutta la Spagna di seguire il canale.
tramite mandate un appello League, agli spagnoli, sì, mandate un appello agli spagnoli. League, ho una bomba di mercato clamorosa per il adesso ci arriviamo. Te chiedo un favore, Ale, visto che lo sai che non me ne frega un cazzo. Prima di tutto, prima delle notizie, eccetera, togliemose un attimo l'Italia, perché sennò Faina rompe il cazzo. Non ce ne frega un cazzo ma a nessuno. Ma che cazzo devo parlare, dai? Togliamo se stai lights, frate. Ma chi se ne frega? Italia Pomezia ieri c'era. Ieri qua ti fa di Israele, giusto? Se io tifo Israele a prescindere. Togliamo se stai lights de merda, no? Ieri era Italia Pomezia. Oh, guarda, finalmente fanno giocare Vicario. Ma l'avete vista voi? Sì. Sì, l'ho vista. Ma io ero anche al processo, la vedevamo in diretta. Enedix, solleviamo subito una questione. Perché convocare? No, ma perché convocare Gabbia per non farlo giocare? Lascialo a casa, no? Non so. Che cazzo convoca che fa? Manu, ma come stai a Ponte Vibio? Stai a Roma, Manu? Se stai a Roma, beccamo, se a merda. Manu, cosa hai detto, Ciccio? No, ho detto se si infortuna qualcuno dobbiamo fare un cambio, quindi... Capito, non lo portare proprio. Ha fatto esordire tutti, ha fatto esordire, dai. Male per tutti. Ieri solo Fagioli male. Ieri solo Fagioli male. Scatto di Retegui in posizione regolare. Ma chi è Liverani il CT di Israele? No. Liverani. Liverani è alto che mangiato Retegui. Non iniziate a mandare messaggi politici in, in chat e vi mandate no, Retegui. Ma no. Basta, mangiato tre gol, lui. Ma guarda che risponde però. Ho capito, se mangiato, guarda, questo è un altro gol mangiato. Non è mangiato. Ma che mangiato, dai, questo. Ah, quest'altro è mangiato, quell'altro autocross no. E tira su però la bella sì, però guarda qui che bravo come prende il tempo allora, subito. Allora questo è mangiato. Guarda, il prossimo è mangiato. È cresciuto tanto. Questo su mangia ma proprio. Avete sentito Trevisani che ha detto Di Marco come Beckham? Guarda, oh, ditemi voi. Portiere questo... sta per terra. Non vedi che disastro questo qua. È mangiato. Porta. Vabbè, questo è come Vlahovic, Questo è come Vlahovic. Porca ma peggio. C'è tutta la porta, deve solo incrociare la palla, non può mai sbagliare. E questo è l'attaccante che Spalletti dice che diventerà un oh, alza la palla, incrocia, il portiere sta per terra, non c'è più nessuno. Ma sta crescendo Gasperini, voleva anche... Ragazzi, ha mangiato il gol, ma sta crescendo. Il regalo di Ravina. Ma che rigore è? Ma dai, Chirico, non faccia quel buco. Ma che rigore è? Allora... A me non piacciono, però questo è fesso proprio perché quello gli è sposta la palla, lui acciacca proprio il piede sulla giocata. Cioè, non è. Ma si è appena fatto la pippa, Bergomi. Un saluto al interista maltese. Un saluto solo al interista maltese e mio fratello Emerson. Non ha donato ma oggi le 5 sabbie. È malato, ma che dice Chirico? Come è malato? Come è malato? Sono è proprio così. È venuta la crisi, sì, mi sono raffreddato. Ma sono uguale, dai. Qualsiasi... No, non mi paragono. Ma Madonna mia, che dai, ho appena mangiato. Però manco a dire così, Bergomi. Buonasera, pezzi di ballo. Buonasera, buonasera a tutti. Il pollo che non mi come andiamo, Ste? Piedi solitamente per favore. Comunque stavo guardando gli highlights dell'Italia. Finiamo sto scempio che per la prima volta batte un rigore con la maglia della nazionale. Oh, adesso dobbiamo fare un giro per Roma con la tua macchina. Con la smartina. Ma lei è fissato, Chirico. Interista maltese invece con le 5. Interista maltese. Siamo le sabbie, se no Faina poi dice che senza di lui. Ma raga, ma immagina che bello, non famo una sub, lui entra, si sente male e fa come no che poi dice che il canale è solo lui, facciamo le prime sì, no, è una tragedia se infame sabbe ve lo dico Enrix ha capito già no è una tragedia. Scusate, ma perché le segue italiano? Lo abbiamo scoperto, ma non lo so neanche io. Naturalizzato. Ma perché chi c'ha che parenti c'ha? Sai, nonni. Il nonno. Mi sa che era il bisnonno. Bisnonno, punto. Mi sa che era il bisnonno. Dov'è Faina? È volo? Bella della papà. No, è mancato. E adesso ogni questa cosa mi rallegra. Quindi io spero. Per favore. Ma perché interista maltese? Interista maltese. Allora, interista maltese, ancora lui. Interista maltese, gli voglio regalare un biglietto strano. Basta con questi biglietti dello stadio, sono amici. Pulizio, non sono un regalo. Ma sono delle truppe. Ma poi in questo periodo si mette a regalare i biglietti dello stadio, Bergomi. In questo periodo, ma lascia stare, no? E i suoi amici. Non i biglietti. Amici. Oddio. Io sono messo uguale. Chi è che ha stronutito? Io. Ale.
Io sono messo uguale, non riuscivo neanche a scusa dire. Fabio, ma il biglietto ce l'hai pure per Naomi? La porti pure lei? No, lei non paga. Lei non paga. Okay. No, lei non paga. Roberto mi sta di nuovo male, poi dice seguite la mia comunque dieta. Naomi Gabbel, secondo me, sta dalla donna bella. No, sta più rigoroso che però ha ragione lui. Come procedono le querele? Come procedono le querele, Bergomi? Male, credo male. Abbiamo degli audio compromettenti per Bergomi, quindi non gli conviene fare nessuna querela. Questo è quello dell'ultima settimana. La cartella clinica, la Madonna. Storico. Fabio, io sospettavo che mi quereli a me, eh? Scusa Fabio, ma oggi come oggi, che cosa sta facendo Naomi Gabbel? Io non la vedo più, ma l'ho persa. A settembre sarà a Milano. Strano che non ha chiamato Bergomi, ma era la Fashion Week. Ma quanti anni c'ha poi? Allora, 53, mi pare. Ma il compleanno tu oggi? Sì. Io oggi sì. Per me è stata la donna più bella mai esistita. Grazie. No, ma non vorrei dire... Non vorrei dire... Ovviamente con Cindy Crawford. No, non vorrei dire una cosa grave. No, io no, mica. Io no, mica. A Schiffer c'è Brufoli. Non vorrei dire una cosa grave. Non vorrei dire una cosa grave. Allora, ti piace la fitta da cacipolla, zuccole? Fatemi dire una cosa seria. Non vorrei dire una cazzata, ma mi sa che Naomi Campbell era nella lista dei parti di PDD. Era pure Bergomi, sicuramente sì. Laziale, se come Lazio gli sta più simpatico Sciscione, gli sta più simpatico Faina come prototipo. Non è Laziale. Inizio, oggi c'è uno smalto diverso, è scopato? No. Come lo smalto? Chi, io? Sì, vedo più bello oggi. Bello, cioè, si è messo il balsamo, guarda che belli. Si è messo il balsamo. No, non l'ho sborrato. No. Un antruppato, allora ti sei fatto una zagara, fratello, perché sta troppo rilassato. No, lo sai che ho dormito almeno 8 ore, cioè ho dormito tipo 10 ore. Quindi sto bello fresco. Ma poi la faccio dormire Gitto, così sta meglio. Ho scammato un bel bar, è una svolta. È Farina che te invecchia e te rovina, te lo dico io, Enrico. Sono d'accordo. Assolutamente d'accordo. Finiamo sti cazzo dei likes, per favore. Stavolta c'è un cazzo dell'Italia. Era la faccia di Enerix quando diceva la chiamata di Faina, la rimetta la faccia. Mazza come barigone. Solo con l'Arsena non l'ha saputo tirare. È stato impeccabile, lo rivediamo in questo bel replay, pallone ricordava cosa? All'incrocio dei pali. Chi è che ha battuto così Zaza? Ma come Zaza? Ricordi Zaza quando ha fatto la cosa alla partenza? No, che fa tutti quei passetti. Vai! Che ho rimesso i giocatori quasi nel loro ruolo. Che fa Giordano? Non ragazzi, lo difende, no, no, aspetta un attimo, ma vedete chi cazzo fa? Vedete chi cazzo fa gli highlights della Rai che mettono nel video gli highlights del fischio del primo tempo? Ma che è sta merda? Arriva il fischio dell'arbitro. Non so se già avete trattato. Lo vedi dov'è? Lo vedo. Tu immagini uno schermo. Ma che è sta merda? Ma vedi che disastro. Oh, TV d'estate non c'hanno un editor per i video YouTube. No, lo schifo. La chiamata è torre, no? Ma come di Lorenzo? Raspadori, certo che Batti tu sei gli rimessi a nuovo. Ma come sei gli a nuovo? Ma che c'entra gli a nuovo? Il cross in mezzo con un colpo di testa. Non fa schifo Raspadori, ha fatto una partita di merda. Madonna santa. Ma tu puoi... Ma stai invecchiando, ormai sei sulla sessantina. Ma dai, non ha giocato bene Raspadori. Porca puttana. Allora, Raspadori non dovrebbe manco stare nazionale, perché non gioca. Vero. Stiamo a immaginare un giocatore. Non gioca un minuto, stiamo immaginando un giocatore. Se la metti così possiamo anche ragionare. Però per Spalletti è un uomo importante. Possiamo dire che però il 10 a Raspadori in nazionale è una vergogna. Allora, la numero 10 sulle spalle di Raspadori allora, è un disonore per la nazionale italiana. Si può dire. È una seconda punta migliore di Raspadori in questo momento? Ma perché ne so, non gioca Raspadori. Quindi qualsiasi giocatore è meglio di Raspadori. Sì. Per me, Marco, Daniel Maldini in questo momento è una seconda punta migliore. Ma non è una seconda punta. No. Scusami, ma perché non porta Politano allora a sto punto invece che Raspadori? Ma Marco, in questo momento sì, almeno Politano, Maldini gioca. Non offendiamo. Politano. Fa l'esterno. Ho capito, ma Raspadori fa la panchina, quindi sarà meglio l'esterno della panchina. No, ma tanto quel posto lì è di Chiesa, appena Chiesa si rimette, quel posto lì è di Chiesa. Ma tu sei sicuro, Marcello? Non è che possiamo stare a continuare a portare gente che gioca. Ma Marcello, ti posso chiedere una raccomandazione fino a Chiesa c'ha 26 anni e non è che ne ha 30. A me non stupirebbe un tandem di punte.
A me non stupirebbe un tandem di punte puro con Scamacca e Retegui. Vi dico la verità. Non credo. Ma Scamacca ci va più di un anno, eh. No, se c'era Paina. Quando torna. C'era Paina. Balotelli. Fine stagione che riprende. Balotelli alla fine. Dove va? Balotelli alla fine. Adesso ne parliamo. Ah, ma è vero, scusami, ma hanno ragione in chat. Oh, già Ken è già più forte. Esatto, c'è anche Ken che in questo momento è oggettivamente più forte. Ma Ken è la prima punta, infortunato anche lui. No, ma può fare anche lui la seconda punta. Ma che famo giocatore? Allora, ti ripeto, tu hai anche... Non ti sto dicendo che hai detto una cazzata. Te ne dici tante. Questa volta non è una cazzata. Sebastiano Esposito. Bravo, Sebastiano Esposito. C'è una seconda punta. Sì, Esposito. Abbiamo fatti i nomi, abbiamo fatti i nomi, ma sei sordo? Esposito che nomi, è non ascolta, non ascolta. Lui parte con la... Parla, sì. Ma perché io dico un'altra... Ma ne dico un'altra. Lo senti tu, ma non ascolti, arriva l'audio. Sa. Audio 1, 2, 3, prova. Saxa rubra. Ma ne dico un'altra, magari sarò esagerato, ma in questo momento... In questo momento Retegui Cutrone non è più forte di Retegui Raspadori? No. Per me sì. Ho due prime punte. Non è una prima punta. Esposito Retegui. Esposito Retegui, va bene. Molto... Ci voglio ragionare. Dicevi, Fabio? Cutrone sottovalutatissimo. Al Como sta giocando benissimo. No, ma sta giocando. Allora, no, perché voi non seguite il calcio. Giocando. L'anno scorso Patrick Cutrone, perché indossa la 10 e non la 9 Patrick Cutrone? L'anno scorso giocava in tandem d'attacco con il buon Gabrielloni, ok? Ed era lui il giocatore a fare da raccordo tra il centrocampo e l'attacco. Quest'anno è Nico Paz, di conseguenza c'ha più compiti offensivi, più compiti da punta, ma può tranquillamente giocare come seconda punta Cutrone. Per quello ha la 10 sulle spalle. Secondo punto un po' livelli Cutrone. Io non credo che a certi livelli Cutrone possa fare il 10, ti voglio molto bene, no, ma non è fare... Raspadori, i livelli della carriera di Raspadori, guarda, ragazzi, ha fatto Raspadori una carriera. Tecnicamente è uno dei giocatori più forti che ci sono stati negli ultimi anni. Ma vai a fare in culo, va terra. Ma vai a fare tecnicamente Raspadori. Vai a fare in culo te e Raspadori. Tutto il resto non si valuta, si valuta solo il valore tecnico. Quando non c'è il Faina, Cori si sente il capo, vi siete accorti? Quando non c'è il Faina, colle il capo e lo spinge. Dai, cerca di prendere un po' le rendite. Vediamo gli highlights. Bergomi la proporrò per il ruolo di capo. No, io accetterò. No, il gol di Istria che ha preso. Non so cosa abbiate detto, mi dissocio. Il calcio di punizione. Vicario, qua veramente. Poi ho una bomba. Perché dicono è fallo su Vicario? Vediamo. Sì, ma che lo sta in contatto. Per me è fallo, eh. Sì, ma lui è fesso. Vabbè, però è fallo. È fallo, dai. Ma va. Per me è fallo. Ma lui si mette a fare la danza del dente. Che quel pensiero. Ma non lo fa saltare. Che si fermo, va indietro. Ma lui deve prendere. Non c'è niente qua, non c'è niente. È molto bello che c'è dovuto essere un arbitro internazionale per valutare la liceità di un'azione di Israele, però questa era una per favore, per favore, fuori la politica da questo canale, fuori la politica da questo canale. No, in questo programma politica non se ne fa, però se vuoi parlare di politica nel libro, mamma mia, era una battuta. Allora, di là di fallo o non fallo, qui non si parla. Nicolo, sei un cazzo, stai zitto, che fai? Mi dai il numero e ne parliamo. Ma non parlare che non sei un cazzo! Non si parla di politica, non si parla di politica. No, lui la introduce, poi non si parla. Fare una battuta, fuori anche Giordano. Vaffanculo anche Giordano, finiamo le live. Però dicevo, Shisho, io non so... No, come... errore grave del portiere. No, però io non so come sia regolamentata sta roba proprio nel regolamento, non me lo ricordo. No, ma attenzione, è un contatto come gli altri, poi se lo valutano falloso... Ma no, sei sicuro che... Ma un difensore no, può ma in questo modo costruire il portiere? No, ma il difensore fa una cosa che è di mestiere... Il portiere non fa una cosa di mestiere. Però guarda, gli si appoggia proprio addosso. Ma là il portiere deve prendere il difensore. O scaraventa per terra, se butta per terra. E te danno rigore contro. Ma che ti danno rigore, ti danno fallo. Ma ci ha provato, hai visto che gli ha dato la spinta a lui 23. Come fallo? Il portiere lo scaraventa per terra, danno fallo. Sì, ma te butti per terra, te lo metti dietro. Ma guarda, guarda, aspetta. No, ma guarda, gli fa pure un mezzo ponte perché si abbassa. Ragazzi, può essere fallo quanto ti pare, ma il portiere è un po' piano, cosa così. Gli deve dare una spallata, lo devi mandare fuori dalla. Guarda, vedi che gli ha dato la spinta, lui torna indietro. Hai visto che gli fa? E dai, ma lui qua o devi pia o devi pia buttare tre da rigore, dai. Ma questo è fallo,
ma quanti rigori ha visto che il portiere ma se questo non è fallo, ragazzi, ma sta scherzando, ma veramente possono fare tutto. Dai, ragazzi, ma come te fai a Pastigno? Quello è andato indietro, ha fatto due passi e tu come un coglione. Bisognerebbe vedere il regolamento che dice, perché onestamente su sta roba per me, è fallo. Ma il portiere logica, neanche regolamento. Io dico, ma per logica devi far fallo, c'è un po' di mestiere per fare cose, un po' di malizia. Oh, gli dà una spinta, lui si vede proprio che va indietro, non riesce. Ma come fa? Io ti fa uscire, oh, al portiere. Va indietro, ma cosa vuol dire va indietro? No, però, indietro e lui ma l'impedisce. Lui deve rimanere fermo, lui deve rimanere fermo. Deve rimanere fermo in area, deve rimanere fermo, perché? No, e non può andare contro il portiere, che il portiere non lui gli ha dato modo di uscire. Ma non è che va addosso al portiere, ma indietro. Come no? A trovare come fa il portiere a parare qua? Come fa a bloccare il pallone? Allora, il discorso è non credo che hanno dato il fallo perché tutte e due guardano il pallone. L'errore lei è capazioso, lei mi torna su Monzarone. Quando ci fu Real Madrid Paris Saint Germain e Donnarumma subì il fallo, però fece una cazzata. Perché lui la rallenta l'azione, può far fenomeno, quello gli fa fallo Benzema perché è fallo, però poi ti metti tu nelle condizioni di farti fare faccia, cioè, il portiere deve essere pure un po' scaltro. E vabbè, sentite anche una cosa, se può chiamare Emiliano Viviano, per favore. Ma questo il portiere te poi fa. Potete chiamare Emiliano Viviano? Ma lo devi prendere o devi prendere? Un messaggio a Emiliano Viviano. Per me è fallo tutta la vita. Emiliano Viviano gli usciva col ginocchio sopra la schiena, vedi come ti fischiavano? No, ma anche gli date il falloso. Ma se l'aveva attaccato. No, ma è mestiere, escono così i portieri, E se non mi fido, voglio sentire Amelia. Amelia. Vodafone. Ma che fa? Mi chiude il telefono in faccia. Sta attaccato. Ma sta merda. In diretta. Vivio che ti attacca in diretta. Ci serve un suo parere live sul fallo su Vicario. Viviano, la stavo chiamando per quello. Vabbè, niente. Chiama l'altro portiere, vedi un po' buffona. Vedi un po', chiamo... Ah, nella rubrica ci abbiamo Sorrentino, Amelia. Chiama l'hotel. Vediamo che posso chiamare. Chiama Faina, pure lui è portiere. Sì, Faina sì è portiere. D'albergo però. Del condominio. Lo stabile. Marelli. Dice Marelli. Pronto? Un attimo. Ciao Davide, sei live. Tu che hai fatto il portiere, una domanda. È fallo su Vicario? Dico la verità, cioè, ho visto solo il video, però secondo me è fallo il portiere. Ma è zio bello, Bravo zio bello. Ma secondo te... Ma è zio bello. Portate rispetto a zio bello che ha fatto il portiere. Dicevo... Ma chi ha fatto il portiere? Condominio. No, non lo sappiamo. Ma è un cretino, Giordano. Guarda Giordano con quella che scende fuori. No, però dicevo, Davide, secondo te sbaglia Vicario a non spostare il difensore o il difensore comunque non può fare quel movimento? Allora, cioè, il difensore secondo me fa bene a fare quel movimento perché se c'è un arbitro stupido non ti fischia fallo, però quello è fallo sempre. Ma chi è Torre? Grazie Davide, grazie bello. Mille. Ciao. Sì, le sembianze somiglia. È un amico di bello, Ottaviano. Marce, è il portiere del... Allora... Ma la banda di Enerix. Ma chi me ne frega di zio bello? La banda di Enerix è Enerix, zio bello, Torre e Dawood, questa base. No, Tony Zapari. Tony Zapari, ma porta rispetto a Tony, scusami. E Tony Zapari. Cazzo. Sì, te, Madonna, Bernardo. Allora, aspetta che mezzo bello. Aspetta che Pedorro mi sa che cita un pezzo del regolamento, si deve fischiare fallo solo quando un giocatore della squadra avversaria impedisce fraudolamente al portiere. Fraudolentemente, che è fraudolamente? Fraudolamente. Al portiere di entrare in contatto con il pallone o interrompere il suo movimento in modo palese, sia attraverso una spinta, una carica o una trattenuta. Sì, però ragazzi, adesso, detto questo, ma noi che ce ne frega di questo? No, ce ne frega un cazzo. Fraudolamente, Core, il box di casa tua, oh, dove metti la macchina, gli devi intestare. Non c'ho box io, ciccione. Compratelo io un testo. C'è ragione Gori, però Ciccione deve essere out.
Fuori no, coglione, no, no, fuori. No. Ma il compleanno no, suo, Core. Core. È il compleanno oggi. Non posso Core, il però, Core. Scusami, Henrix, però ogni desiderio no. di Core. Io sono convinto, convinto che Core, sapendo che il compleanno di Ciccione, non chiederà se scrive fuori lo stesso, me lo tiro fuori. Se scrive fuori lo stesso, lo caccio. Ma so, per il compleanno lo accettiamo. Prossima live out. Perché tiri fuori? Allora, io dico una cosa. Non ero bravo in matematica, ma 200 se Core vuole, fa qualcosa. Che ha donato 100 sub. Se Core vuole, la testa tua, sbocciamo live. Giordano, chiami qualche sub anche lei, ci porti una sub. Oggi mi dai di spostare, però le sub non le fanno per me. Il compleanno suo. No, però dico, se Core vuole, noi saremmo felicissimi di averlo in live con noi per qualche minuto. Beh, di tutti. Se lui vuole entrare qui al posto suo, qui al posto suo, al posto suo. Io non credo che Core abbia piacere di dialogare con lei, Giordano. Io per sei mesi mi ha diritto, voglio dire, cioè al di là della sua superbia, Chirico, che lei si sente no, un cazzo, voglio dire. No. Ma uno dona 100 sub per parlare con Giordano. Che è successo, Faina? La verità, posso? Prego, Asso, prego, vada. La verità, guardate, Core, se entra, avrebbe piacere, secondo me, conoscendolo, a fare due chiacchiere con Damiano. No, ha detto la mia chiacchiera è solo per Asso, ha scritto. Grazie, però convinto. A contro calcio gli piace Damiano. Nel senso, stima Damiano, gli farebbe piacere parlare. Molto volentieri, molto volentieri. Per Damiano, non è che so tutti. Ma c'è un grandissimo problema, Henrix. Mi si è buggato tutto. Metti la Epifanio. No. A prendere per il culo. Un attimo. Chat, per forza. Eccomi. Scusate, si era buggato tutto. Cos'è successo, Faina? No, c'è un grande problema. Grande? C'è una persona che ce l'ha, oltre che con Ciccione, pure con te. Con me? Con Henrix. Ah, con Henrix. Fa due fatica se c'è la cosa. Lui? Come lui? Aie. Che ha bestemmiato Ciccio? No. E digli d'entrà. Come digli d'entrà? Digli d'entrà. La chat lo vuole, Noi siamo per il confronto, noi siamo per il confronto. Chi è? Faccia il nome, Camelio. Camelio, Ci siamo ancora. Però scusate signori, ma i giornalisti di questo canale, che so, quel cretino De Chirico e st'altro coglione di Giordano, io ti querelo. Ma non ci hanno detto nulla della Superlega. Anche le mutande, imbecille. Ti portano anche le mutande. E sei sgommate di merda. Faina ha perso ancora più capelli. Cioè, sì, meno capelli. Abbassa un attimo. No, perché sono sporchi. Abbassa un attimo. Mamma mia. Sono sporchi. Quando sono sporchi, si compattano. Ha capito che bordi? Sono stato in aereo. Che cazzo vuoi? Che devo fare? Ecco. Con una botta risorto, eh? come una botta per favore, modi di termini, ci dissociamo chiaramente. Allora no, un attimo Giordano, ma qui sta nascendo la Superlega, scusi, ma come si Interista maltese. E io lo invito allo stadio, gli regalo il biglietto. Basta con sto supplizio. Un attimo, Giordano, ma qui sta nascendo la Superlega. Ma che vuol dire? Non sto scherzando, ragazzi. No, è vero, l'ho detto io, mangiato ieri sera. È vero, e c'è un altro grave problema. Il calcio sta per saltare. Ecco, perfetto, la cazzata di Giordano. Marco, ragazzi, ha ragione Giordano, ha detto alla FIFA che la FIFA ha rotto i coglioni, ma ha ragione. Uno. Cioè, allora, è la prima volta. Elia 1900. Grazie, Elia. Che la UEFA si unisce a singole leghe per dire alla FIFA hai rotto il cazzo,
ed è la prima volta che la FIFA ammette candidamente di dover rivedere l'articolo che regola i tesseramenti, l'articolo 17 dopo la sentenza di Arra. Signori, che voi lo vogliate o meno, sta saltando il tappo. Ma cosa salta? Sta saltando il tappo. Ma non salta proprio niente. Deve cambiare come in tempi di Bosman. Il microfono come deve in tempi di Bosman. In questo momento è mille. Perché Chirico non è d'accordo? No, ma non salta niente, non salta, sono baruffe interne, quella baruffa a cui ho assistito. Scusi, oggi, se fa, quindi la Superlega o non si fa? Sarà, ma certo che la fanno, certo che la faranno, poi bisognerà vedere chi si iscrive, che se si potrà iscrivere. Fatemi sentire Asso, un secondo. Il tappo, come dice Marco, Giordano non l'ascolta. Solo se parla una persona, José Mourinho. E anche oggi l'ho detto tanto bene, però. 2724 puntate di come no, ha sempre detto tutto il marcio, l'arbitro, le manette, le situazioni, dice anche questo, banco davanti Giuseppe. Allora, io non sono per rubare i record, quindi non vale. Quindi io mi ma Giordano, perché non ascolta le risposte di Chirico? Non l'ascolta. Non me ne frega un cazzo di quello. Ma allora non ponga domande, scusi. Comunque, no, ma io Fabio Bergomi. E dopo se c'è una toppa, c'è anche Camelli. Ma chi l'ha scritto? Non lo so adesso, non so. Se c'è quello che ha scritto, c'è un coglione. Aver pensato alla prima squadra della capitale con questa tua indiscrezione. Grazie. Camelio Cacciottaro, Camelio Cacciottaro e Camelio non pia la notizia, Camelio non pia la notizia, Camelio non pia la notizia e Camelio Cacciottaro. Grazie per l'esame. Posso una domanda? Un attimo. Siamo persone adulte, oggi è il compleanno di Sciscione. Ma io sono deluso. Un attimo, Camelio dopo una settimana comunque ci mette la faccia. Non è dopo una settimana però. Vabbè, ho capito, c'hai i suoi tempi, un attimo. Posso Camelio, farlo? Io so la sua buona volontà, insomma, e la ringrazio a nome di tutto il canale. Sciscione mi ha promesso che le vuole fare una domanda con educazione. Io direi, caro Camel, che quando c'è educazione, no, siamo aperti al confronto. No, Cocchi è un maleducato e parla soprattutto 24 volte in mia assenza, quindi a me la domanda non me la può fare. Ah, le ha contate? Grazie, my best friend. Mi pare un po' troppo, un po' eccessivo, un po' too much, si dice. Quindi... A Viterbo si dice un po' too much, soprattutto quando si è in assenza non si fa. È un po' da Serie C. Quindi ok, perfetto. No, io le volevo chiedere soltanto... Non me la vuoi chiedere. Ho capito. Allora, informo la chat della mia domanda, poi tu non mi risponderai. No. E no, come no? La chat può essere informata sulla domanda. No, la fai quando intanto sei abituato a parlare quando uno non è presente. Quindi... No, parlo con te, non mi rispondi, quindi che vuoi? No. Beh, quando esco io, non farò con... No, vabbè. Ma è bello quando ci sa diretti... Ci confronto diretto, prendi è bello la sveglia che pesa a tennis io, e quella rimane agli altri. Ti ho visto piangere quel giorno, quindi andiamo avanti. Io capisco che sei in questo momento così, però volevo sapere, ecco, più che incazzarti con me... Non continuare, non c'è... Non è una domanda, ma è una considerazione. Più che incazzarti con me... Ho 5-6 cose dovrei, su di te che hai detto, dovrei, non te le, penso io non te le tiro fuori neanche in tua assenza, perché quello lo fanno i regalati. Dovresti incazzare con chi te dà ste cazzate più che con me, cioè questa dovresti incazzare non con me, con chi te dà ste galle, perché questa è veramente la galla e quindi la colpa non è mia, perché se io analizzo sul personale, Damiano, però questi non li conosciamo, sul personale no, tu attimo, di quelli che non è personale, scusami Enrico, perdona, non è personale, si dovrebbero fare quelli che ti hanno dato sta cazzata, no, tu che c'entri tu? Tu sei un però scusa Augusto, però analizziamo un attimo posso dirti una cosa, secondo me Camelio l'ha gestita male. Sai come l'avrei gestita io? Sai che t'avrei detto, caro il mio Sciscione, guarda caso Camelio parla de Klopp e il giorno dopo in fretta e furia si affrettano a far uscire la notizia che Klopp ha firmato con i Red Bull.
Ma non sarà che sto cazzo di Camelio conta qualcosa? Ma sarà però... che nessuno ha mai parlato di Klopp? Parla, ma questa era una toppa che era peggio del buco. Come, ragazzi, ma qua c'è... Ragazzi, io sto prendendo in seria considerazione il fatto che Camelio sa, e quindi per sbugiardarlo devono muovere il culo. Pensate che Red Bull e Klopp, un attimo, pensate che Red Bull e Klopp abbiano chiuso un accordo in 24 ore? No, ma bravo, ma aspetta, ma ha cambiato mestiere. Evidentemente, so scusami, Ciccione, evidentemente qualche persona vicino a Jurgen Klopp, un attimo, quindi qualche persona vicino a Jurgen Klopp, tale Enrico Camelli a questo punto devo pensare, gli è stato detto, per favore di sta cosa che dobbiamo muovere le acque. Le acque sono state mosse e Red Bull ha firmato Klopp. Camelio è addentro al palazzo. Camelio c'ha piede a palazzo. Basta, Faina, basta. Non fa il bene di Camelio. In questo momento. Credo che il silenzio di Camelio sia la giustifica migliore. Io vedo che lei ride. Lei ride. Ma io rido perché leggo la chat. Grazie Daniel. Io credo che la cosa più giusta da fare sarebbe stato semplicemente venire qui con legittimità a dire: vi ho raccontato di un contatto che c'è stato, vi ho raccontato di un qualcosa che è esistito. Poi Klopp. Camelio non pia una notizia. Poi Klopp. Camelio non pia una notizia. Camelio non pia la notizia. Grazie amico mio. Dicevo, sarebbe stato secondo me più interessante e più giusto venire qui a dire con la solita eleganza che contraddistingue Camelio: i contatti tra Roma e Klopp ci sono effettivamente stati, la squadra ha fatto, la Roma ha fatto un tentativo serio per Jurgen Klopp, che però aveva di fronte a lui una proposta che però in questo non ha detto momento della Enrico. Sua carriera no, era aspetta, più interessante. Non ha detto, no, aspetta, fate entrare da Iale Asso pure, voglio pure Marcello Chirico, però non raccontare ciò che Camelio non ha detto, perché Camelio, la notizia di Camelio è chiara. Ma non è una notizia. Camelio non ha detto né fatta... Ma lo vogliamo far parlare, sentiamo lui. Fatelo parlare. Se parla. Che è venuto a fare, se no? È inquietante questo silenzio. No, Enrico, ci dica la sua versione dei fatti. No, però Enrico, allora, Enrico, io faccio parlare Camelio. No, 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 aspetta, perché poi a me io una cosa, la vita è il tiro al bersaglio. E il tiro allora Enrico potrebbe sbagliare, ma il tiro a bersaglio a Camelio è una cosa che io, vabbè, ma fuori Giordano che moralizza tutto, qui stiamo scherzando, fuori ma niente, fuori Giordano, fuori, non capisce il senso, ma perché aspetta che lei non serve un cazzo di niente, per favore, e parla sempre in mezzo, ma verrebbe tu, per favore fammi sentire Giordano, sono curioso. Allora, torniamo. Ma che siamo curiosi? Ma chi è curioso? Ma chi è che è curioso di Giordano? Sono curioso di sentire Giordano. Fai un sondaggio. Chi è curioso di sentire Giordano? Come 2%. No, proviamo un attimo. Io. Proviamo un attimo a capire. Enrico, io ho grande stima delle tue fonti e sono certo che tu hai fatto un lavoro dietro a questa ricerca dell'indiscrezione di Klopp, che naturalmente nasce da... Ecco, io lo so che non è giusto chiedere da dove arriva, però ti posso solo chiedere, viste le circostanze, una sorta di provenienza della fonte. Ci orientiamo e capiamo, e così dai, smentisci tutti sti puzzoni. E ieri oggi ancora parola. Detto possiamo sentire Camelio, Giordano? Possiamo? Ma non risponde Camelio. Cancella il numero, Gamberetta. Allora, intanto c'è da dire che io quel giorno in diretta ero pronto da entrare dalle 4:20 in poi, Damiano lo sa. Poi c'è qualcuno che ha fatto lo sciagallo e lo scorretto. Aia. Anche nella parte professionale non si fa, è l'ABC delle regole di chi fa comunicazione. Non sto finendo, quindi non sei pregato di non accettiamo lezioni da te. Guarda, ecco, quindi prosegui sta cazzata. Un attimo, Augusto, fallo finire. Facciamo finire, però, Augusto, fallo finire.
No, fallo finì, però dopo rispondo. Aspetta, però fallo finì. Prego, Camelio. Allora, se lui non chiede scusa per quello che ha detto adesso, le cazzate che dici, non mi va. Vabbè, ma quello è generico, Camel, vai avanti, su. Perola la tua strada, prego. No, se Augusto parlo, decidete. È il compleanno e hanno donato per lui. Oggi Augusto non esce. Vada, allora è mutato però, vai. Te garantisco la parola io, vai. No, non vedo che è mutato. Mutalo, Enerix, per favore, vai. Mutato. Quindi nella comunicazione, ma chi è X o Y... non si fa lo sciacallo, quello è praticamente l'ABC che te lo dicono quando vai in qualsiasi redazione, in qualsiasi ruolo tu vai, e quindi quella è, qualcuno dice che è invidioso, io non penso, però sai, sempre a mangiare polvere e stare lì dopo 20 anni e ancora stare lì a raccogliere briciole, poi in pochi anni succede qualcosa, quindi qualcuno ci rimane male e ci sta. Come 20 anni. Detto questo qua, non io. Detto questo qua, Andrea, io ero pronto ad entrare, dopo quando c'è stato il massacro scorretto, secondo me è stata pure, non voglio dire l'aggettivo, perché sennò andiamo sul pesante, non lo faccio. Va bene così, si valutano le persone anche da queste cose qua, non si, le fonti non si rivelano. C'è Emiliano Viviano che anche ha detto che era una cosa fattibile, okay, ma Emiliano non è uno scemo. E quindi c'è poco da aggiungere. Chi Damiano qualcosa sa, io le cose me le tengo per me, e qualcosa, e quindi io a te non ti devo rispondere perché non ti calcolo, quindi però non ce l'avevi con Ciccione quando dici mangia la polvere da 20 anni, perché qua io non calcolo. L'unico che c'ha 20 anni di carriera televisiva è Chirico, non lo calcolo. Ce l'ha con Chirico, dai, anche di più. Quindi non dissi a Chirico, scusi, ce l'ha con lei? No, non c'entra niente Chirico. Chirico è sull'altra cosa della l'Italia con l'Italia. Vabbè, ma quella ce la siamo detti in faccia, chi se ne frega, ormai è passato. Ma io quello che dico, io non voglio sapere le fonti, a me non interessa niente. Le notizie si prende. Un attimo, fammi sentire Chirico al volo un secondo. No, nel senso vuol dire Enrico, cioè vabbè, ma tu te la stai a prendere troppo, cioè nel senso che è normale, anche io se cicco una notizia sul calciomercato poi mi arrivano anche dico, lei cicca tutte, diciamolo, però. Tutte non direi proprio, perché Tiago Motta e con Menes ve l'ho dato in anticipo. Dovreste ringraziare. Con me ho sbagliato la data. Poi è arrivato. Ma poi è arrivato. Quindi, vabbè, Ciccione vuole replicare. Però io dico, prego. Le notizie si danno, cioè a volte si prendono, a volte non si prendono, dipende anche dalla fonte. Non se la stia a prendere così tanto, è diventata una cosa come se fosse un peccato mortale. È chiaro che la prendono per il culo, no? Perché era una notizia bomba. Anch'io quando l'ho vista sono rimasto un attimo, ma ormai per il giorno dopo è finita. Ormai non c'è stata, si va sul prossimo, non se la porti dietro, no? È così che lavorano i giornalisti, ho capito. No, ma certo, noi dobbiamo fare il lavoro tutti i giorni. No, quindi se stiamo a fermarci, per una replica la voglio fare, perché le lezioni da chi, allora non facciamo chi lamenta lo sciacallaggio e poi viene in live e straccia il giornale, non me le faccio fare, perché a quel punto io non vedo qua nessuno del Corriere dello Sport. Abbiamo stracciato più Corriere dello Sport noi che ha raccolta differenziata dentro tutta Roma, quindi credo che quel comportamento che tu hai dovresti chiedere scusa allora a quelli del Corriere dello Sport, e non mi sembra che lo fai. Quindi da quel punto di vista hai iniziato tu questo tipo di comportamento che poi io non condivido, ma quello che abbiamo fatto noi è una cosa completamente diversa, perché nessuno ha denigrato nessun tipo di realtà editoriale, è quello che vuoi capire tu, che è qualcosa di differente. Però tornando al serio, io volevo sapere, non voglio sapere la fonte, ma voglio sapere se almeno hai cancellato il numero, perché almeno cancellalo, dammi retta, perché ti hanno detto una cazzata epocale, questo ha cambiato mestiere, cioè è una cosa che è, non è credibile quello che tu hai detto, per il semplice fatto che questo non fa più l'allenatore, e che non è che una trattativa per fare il supervisore di 8-9 squadre di calcio si fa in 5 minuti. Ha necessità di essere fatto. Noto, è finito? Tanto noto, no, finisco rapidamente. Quindi quello che ti ha detto questa cosa, ti ha detto una stronzata, ma capita. Cerca di essere più meticoloso nel verificare le fonti e non credere a certi sciagalli, perché loro sono sciagalli, non noi. Allora, uno, vedo, sei proprio contento quando uno sbaglia una notizia, vuol dire che sei una persona, no, adesso mi fai finire, non ti ho fermato, quindi sei una persona invidiosa, ma ci sta, fa parte, sono sentimenti, e quindi ci sta. Due, quando io faccio
quella cosa del corredo, però impara, sicuro è un po' maleducato, impara a stare in silenzio quando parli, perché io lo faccio con te. Quando io tiro il Corriere dello Sport, visto che fai lo spiritoso, se tu vuoi tutelare la categoria, dovresti alzarti e andartene. Quindi vuol dire stai qui, vuol dire cavalli questo qui. E ti ricordo, no, questa è una cazzata. No, il giorno ho sempre detto, scusami, non si fa. No, mi fa finire però. Che ti faccio finire? Se dici una cazzata, ti fermo. Quando uno è in preda a un delirio, uno si fede. Però mi devi far finire. Sei un grande maleducato. E se vuoi, mi dispiace, Damiano, però lo devo dire. Ma che? Il giorno di Bala alla Roma. Per favore, Asso, per favore, prego, Camel. Il giorno di Dybala alla Roma e Lukaku alla Roma, dove sono stato preso per il culo dal mondo, ok, questo non lo dite perché da qui si capisce che sei invidioso, il Corriere dello Sport ci ha preso per culo a me con un editoriale, e quindi queste sono delle risposte al direttore Ivan Zazzaroni. A differenza tua, io faccio nome e cognome anche pubblicamente. Scusami, ma tu non eri quello che non parlava quando non erano presenti gli altri? Quando è venuto Zazzaroni, a me sembra che ha fatto pippa. Non penso proprio. Quando è venuto Zazzaroni, ha fatto pippa, questa cosa non gliel'hai detta. Vabbè, Damiano, che abbiamo deciso. Quando confronti il giornale, ci sta nessuno del Corriere dello Sport. Un attimo, Ciccione, per favore, rimaniamo in termini educati, per favore. La posso dire una cosa? Prego, Asso, vada. Se no qui sembra sta a farmi minestrone della nonna che ci mancano i piselli dentro. Abbiate pazienza, Ari, io te voglio bene, sei un amico, te sta sul cazzo, ignoro, l'Augusto, te voglio bene, sei un amico, non lo sopporti, ignorate, siamo qui ogni settimana, stiamo a fare sta tarantella, uomini e donne, mancate Filippi, Erpostina, bicicletta, che dico, chi i capelli, capito, manca tu. Come chi dico chi i capelli? Ma come chi i capelli? Basta, se stai a me, stanno sul caso, se vero, non c'era più, basta, roba che c'è sto a fare palleggi d'attacco. Prima che debba tutti gli impegni professionali. Io preferisco litigare. Ma quali impegni professionali? Vado a fare un cazzo dalla mattina alla sera, ma quali impegni professionali? Non fai un cazzo dalla mattina alla sera. Ma l'astio tra i due è mero cinema. No, non è cinema. Se vede Augusto, no, questo le posso garantire che non è cinema. Ma se vanno a giocare a terza, quello l'ho fatto io, Bergomi, non l'ho fatto loro. State sul cazzo, ce lo confermo. No, io lo dichiaro e lo giuro sui miei genitori. A me Camelio non sta antipatico, a me diverte pure una persona. Camelio? Enrico? Non mi sta antipatico, è una persona che mi diverte. Enri, incontri Augusto per strada, che fai? Io ho giacca col motorino, Enrico. Per favore, per favore. Ti assicuro, guarda come ride. Che meglio risponda. No, Stefano, mi dispiace che dici questa cosa perché non è da te, perché io ho la Jeep e quindi lo butto giù per bene, casomai. Per favore, ci dissociamo chiaramente. Per favore. Dai, sull'altra porta lei è un professore. Macchina di Flinston a giocare a pallone. Per la macchina di Flinston, Ciccione, per favore. Per favore. No, la macchina del padre, la sua purtroppo non ce l'ha ancora. Vabbè, e quindi non c'ha la Jeep. Per colpa mia, Camelio ancora sta a piedi. Prego, Camelio. Ma era fake news allora, scusa. Come colpa tua? Lasciamo perdere, va. Sono ancora a piedi. Se piove, quando comincia la pioggia, starò a piedi e ringraziamo Damiano che mi asciugherò i capelli con la scena. Non ce l'hai i capelli, Camelio, su, vada avanti. Camelio, gli è rimasto il fatto che era una brava buffa. Non gli è la smart ha rosicato, eh. Una cosa molto più grave. A me comunque c'è stata una bella macchina cinese in SUV, 25.000 euro, buono, nuova. Certo, il motore è quello che è, 1.500 benzina. Secondo me camminava a caccarci. Me l'hai portato come da promesso l'iPhone 16? No, io l'unica cosa che ho riportato dall'Egitto è un profumo che ho comprato a Enerix. Perché puzza? Perché no. Profumo? Oh, puzza. No, perché ieri eravamo in chiamata. Ieri eravamo in chiamata. Camelio, per concluderla, quindi dobbiamo malauguratamente sperare che lei si faccia nuovamente vedere nelle live di Controcazzo, ignorando Ciccione o no? Cosa che non accadrà dall'altra parte, lei questo è consapevole, no? No, domani mi hai promesso un big match. I big match sono fatti di si può perdere e si può vincere.
Ho messo anche gente che non mi è venuto a favore, quindi figure. E Enrix, dopo quell'editoriale che hai fatto all'inizio, sei pregato? Siccome ti ho chiamato tre volte, sei pure un bel maleducato che non hai mai risposto, capito? A me, ma non rispondo quindi, manco alla mia fidanzata. No, che cazzo me ne frega. Grazie, quindi... Thomas Turbato. Thomas. No, come Thomas Turbato? Vabbè, ma dai, chiedo scusa, l'ho letto dopo. Comunque la guerra Damiano non te la levo, se vuoi proprio no, però a me mi difende sempre Ciccione, ricordalo. Mamma mia, allora ti faccio una querela anch'io, mi mangio un po' di soldi facili. Ne ho gacci sto coglione, sono tre volte rispetto a Marco Giordano. Dai, fuori. Ciao, Marco, ma mandalo via, questo è il sportone. Dai, ma trovi un lavoro alternativo. Come va? Per concludere, quindi Gamel sì o no? Che io ho una puntata da andare avanti, prego. Sì o no? Lo decidiamo domani insieme, le cose si fanno insieme. Ma con chi? Bene, ma con cosa? Ora. Ma che è successo? Aspetta, Camelio vuole un confronto con me, te, Cohen. Ma è live? Però prima del confronto io sono molto deluso, Camelio, poi ne parleremo in privato, però sono deluso. Deluso. Ma aspettavo ci mettesse la faccia sin dal primo giorno, una settimana. E ti ho risposto, io ero pronto, c'è qualche vigliacco, però. Ma come da Salerno se ne viene comunque, fino a Roma per un buonasera a tutti e sette. Ciao caro. Giusto? Sette. E vi saluta Ita Ruiz. Saluti la chat, imbecille. Chi ci saluta? Ita. 8, 7, perché lei non saluta Ciccione. Ah, questo è un dissing a Chirico. Okay. Vabbè. Ciao, ce l'ha con Chirico, ma la roba dall'Italia. Eccomi, c'ha pure dei Marcello, per favore. Vabbè, Marcello, per favore, no, un po' più. Come fa con me? Chi gli ha ce l'ha anche con lei, se fidi. Ma perché cosa gli ho fatto? Lei perché gli ha criticato la radio dove lavora. Ma per una volta che ho detto che quella notizia è una volta, non la vedo. Unti dal signore. Comunque, mamma mia. Ciao, Gamel, grazie. Gli evangelisti sono cinque, ce l'hanno aggiunto uno. Ti metti una cena stellata? Su cosa? Su quella roba lì di Airways? Ascolta, noi andiamo a cena, ok? Portiamo anche uno di questi qua, lo scegli tu. Possono venire tutti. Per me cose ufficiali, non messaggi buttati così, anche delle foto. Se è così, paghi la cena a te, se non è così la pago io. Noi comunque siamo vinto, va bene. Grazie Jürgen Top, grazie. Grazie Clopelio, grazie Clopelio. Questa qua, Fabio. Non lo so, ma tra l'altro un attimo che adesso in parecchi devono chiedere scusa a Bergomi. Fatemi ciao Gamel, grazie. Clopelio, ciao perché Clopelio. Ha parlato Naomi Campbell? Per favore, Cohen, per favore però. Che cazzo, Jetan Pri, per favore, già è stato un momento difficile. Ha messo la ragazzi, ma me zoom un attimo su Daiale. Vai. Ale. Innanzitutto grazie per l'encomio d'inizio live, l'ho visto, ha criticato aspramente quelli che mi criticavano di definire io mezzo. Con lei anch'io per lo stipendio lo scudo sul piatto in mezzo. No, un attimo, perché da ieri sera che lei ha mal di testa sul piatto dell'Ina prima a magnà, poi da abbandonata lei ha mal di testa. Sì. Ma dove? Ma è in attesa. Cioè, ha paura di Simone Inzaghi e la sua armata? Là ci avrebbe mal di culo, scusa. Per favore, Cohen, è sempre così volgare inutilmente, poi. Ma se perdo, mica culo, mica a testa. Io mi sbilancio e vi dico che Juric non la perde mai. Ma è Roma-Inter o Inter-Roma? Scrivo. Me la fai per bene la clip, così la mandiamo. Aspetta, ma è Roma-Inter o Inter-Roma, Ale? Roma-Inter. Ma allora, ragazzi, adesso sì. Asso vuole dire qualcosa. Volta che gli ha detto questa è una partita, gli famo tre gomo verso 1-0. Non fate parlare, porco Dio. Facciamo la clip per bene. Che sto non scrivendo. La perde, ma no, sono convinto stavolta. Asso cosa dice? Grappoli coglioni, Marcello. Per favore, anche perché se la Roma dovesse perdere, salta Juric.
Sì, a chi chiamano? A te in panchina. Con l'Inter, va là. DR, grazie DR. Ale. Ma figurati se salta con l'Inter. DR, torna di DR, è pagato. Sì, no, ma che tornano le BR? Ma che dice Chirico? DDR, ma vattene a fanculo. Fai e fa tre minuti di aria a sto coglione, dai. Bomba su Real Madrid. E dai, sta bomba, la bomba. Ciccione, scriva anche questa. Dai, la bomba. Scrivila. Scrivila, clippate, scrivete, registrate, perché io oltre a fare il calciomercato a Roma lo faccio in Italia e all'estero. Ma tu eri internazionale. Anzitutto vi dico che Real Madrid è una porberiera. Ok. Quest'anno. Anche perché Mbappé ha rotto un po' gli equilibri anche all'interno dello spogliatoio, però vi dico che questa notizia... Questa notizia io già l'ho riportata in precedenza. Vinicius andrà a giocare in Arabia Saudita nella stagione 2025-2026. Ah, la prossima. E Florentino Perez vende il Real. Sta preparando l'assalto a Haaland. Vuole portare Haaland, Mbappé si sposterebbe a sinistra anche perché non è in centravanti, con Haaland centravanti. Questa è l'idea che ha Florentino Perez. E poi Ancelotti ha una proposta dalla nazionale canadese. Sapete che la moglie di Ancelotti è canadese? Sì. Ok. E avrebbe pensato, però lui non vuole. Per favore, asso. No, ti sta chiedendo se sta in forma la moglie Ancelotti, è canadese. Non lo so, boh, non mai vista, com'è? Una bella patata. Vabbè, andiamo, continui la notizia, per favore. Saluto a Carlo, ovviamente, saluto a Carlo. È una bella patata? Per favore, continui sulla notizia. 25-26, Vinicius, Arabia Saudita, attacco frontale di Florentino Perez per portare Haaland a Real Madrid. Quindi... Klopp, ma tu stesso ha detto Klopp a Roma. Per favore, Augusto, per favore, non vada sempre. No. Guarda, De Vinicius in Arabia Saudita 100%. Scrivi. Oddio, Coin! Ok. Ma se tanto me dà tanto. Scusi, mi perdoni, Coin. Mbappé a sinistra, Haaland al centro, Ancelotti in Canada. E torna José Mourinho a Madrid. Avanti, questo è il record. Avanti, José. Avanti. Questo non è scammato, Siamo più allegri, però. Ma guarda, io ci spererei solo per vedere la fascia di Daiale, di Asso e di Camelio. Beh, grazie al cazzo. Vedere Mourinho rivince un trofeo europeo. Io ti giuro, guarda, io lo farei solo per loro tre. Ma no, per loro, bello, però. Immagina che bello contro la Roma di Klopp in finale. Per favore, per favore, per favore. Comunque è bella questa idea, Mbappé e Haaland insieme. Io ho sempre sognato di vedere Ronaldo e Messi insieme. No, io ho mai sognato di vedere Ronaldo e Messi. Aspetta, vedete come fai a sapere queste cose del Real Madrid? Poi in privato ve lo dico. Parli con Vinicius. No, su Real Madrid sto proprio così. A una porca proprio. Ah, aspetta. Ma con Florentino. Immaginavo. Una vascola ostia, Lui mi chiama. No, lui per telefono mi chiama Vamos Sale. Non credo sale, che ti chiami Vamos Sale. Però al di là di ste cazzate, in realtà guardate che pure la situazione City non è facilissima. C'è un bel casino. Perché retrocedono? No, aspetta, devo finire. Haaland, per Haaland sarebbe proprio il suo sogno andare al Real Madrid. No, ma vi dico una cosa. Cioè, vuole andare al Madrid. No, vi dico una cosa seria, notizia. Probabilmente questo sarà l'ultimo anno di Guardiola al City. Perfetto. Allora, mo domani rinnova Guardiola. Poi dove va? Va a allenare Kane. Alla Roma! No, Alessio. No, perché gli hanno fatto rinnovare contratto agli Ubici? No. Ecco perché! No, Ale, non andrà alla Roma. Non è che deve scusarsi con tutti i tifosi della Roma, portano Guardiola. No, Ale, non succederà questo. Scrivo.
non succederà questo, Ale. Però sì, cosa che ci porta? No, però il discorso sul City è serio, perché hanno una situazione abbastanza complicata. Sì. Ma complicata da che punto di vista? Complicata sotto il punto di vista del quello che potrebbero ricevere a livello economico. Frate, ma non gli faranno un cazzo, gli faranno una multa, no, ancora queste cazzate. Cioè, secondo te complicata. Fanno sparire una società come il City? No. Allora, innanzitutto... una società che fino al 2010 esatto, non c'era. Una società come il City che c'ha 10 anni di storia. No, c'ha 10 anni di storia. Il discorso è che potrebbero... penalizzarli pesantemente sì. Sotto il punto di vista del mercato e pure Balotelli, un allenatore come Guardiola una roba del genere non l'accetta e se va via Guardiola muore il City se va via Guardiola muore il City, già penalizzati sul mercato, le avevano già penalizzati, si è visto cosa è successo, hanno continuato a vincere tutto, perché qua non vorrei che passasse il messaggio grazie Lollo che solo Camelio pia i toppe. Ma Enrico, ma oggi la vedo stanco di quello di cui parliamo. Sì, molto stanco, Ghiglio. Ma qual è l'argomento? Non ma lo capisco. Di cosa dobbiamo parlare? Ma voi oggi è una puntata di regolamento di conti. Prima vi siete regolati con Faina, poi adesso vi siete regolati con Camelio. Ma ci dica lei l'argomento. Introduca lei l'argomento. I vostri regolamenti di conti volevo farlo con Giordano, guarda caso. Come voleva farlo con Giordano? Sì, comunque, neanche gli highlights d'Italia abbiamo li abbiamo visti gli highlights dell'Italia abbiamo finiti tutti no li abbiamo finiti vai nonno vai ma come nonno nonno Bernardo volevo chiedere a Marcello se gli risulta perché a me risulta lui risulta e Ardian che Ardian Ismaili sia sotto la lente di ingrandimento da parecchio alla Juve per sostituire sa quanti giocatori sono in questo momento sotto osservazione da parte rispondi di... sì, e non rompermi i coglioni sì o no ha ricordato però io Faina, ma come faccio a rispondere a un cretino del che ce n'è 47 mo se te bevi il cappellone che ti viene a 47 anni scusami però Enerix perdonami Marco D ci segnala che il City Group ha vinto le due prime cause intentate sì, ma calma non frate non le devono affrontare tutti capi d'accusa e soprattutto ci saranno corse ma mi dite perché gli hanno fatto causa non mi ho capito. Perché si sono uniti tutti i gruppi le squadre della Premier League tutte analizzando tutte le cazzate che hanno fatto quelli del City per quanto riguarda il mercato e stanno organizzando una class action a livello totale per quanto riguarda proprio quindi la Premier League rosicà, come se faceva la Juve e il Milan a calciopoli no frate è Premier come League come se facevano Juve e Milan a calciopoli l'Inter rosicava e Juve e Milan andavano a processo è Premier League contro posso il City posso fare una domanda a Chirico? Allora, ma gliela faccio rispondendo. In privato Bergomi ma che è il settore domanda a Chirico mi risulta fa la risulta? Domanda all'Inps, dammi retta che ti accettano. Ma va Chirico. Ti risulta che Chiesa sia andato a Liverpool solo perché in realtà si doveva temporeggiare perché Chiesa è già un giocatore dell'Inter? What's up, bene. Cosa? No, rimane a Liverpool. Questa è una cazzata che ti hanno detto. L'ennesima cazzata. Ah, aspetta, che ha detto Bergomi? Basta, Fabio. Aspetta, che ha detto? Ripeti un po'. La Juve ha mannato ho chiesto, l'ho detto. Toglietevi i cazzi dalle orecchie. Ho chiesto a un tifoso e giornalista della Juventus che ha portato qua delle notizie come Motta prima di tutti. Siccome questa fonte mi arriva da un amico di Chiesa di Firenze, gli ho solo chiesto. Secondo lui, siccome ha girato solo la fonte di Klopp per Camelio, allora andiamo su Davide, qualcuno mi chiede. Ma chi ti deve chiedere scusa su Davide? Ma chi ti deve chiedere scusa su Davide? Ma chi ti deve chiedere scusa su Davide? Scusami, mi hai fatto una domanda? Ma gli ha detto ogni istante, Enerix. Tu mi hai fatto una domanda, io ti sto rispondendo. È una bufala. È una bufala, ok? Tu mi hai fatto la domanda, ti sto rispondendo. È una bufala. Aspetta. Perché su chi la rifà su Chiesa all'Inter la rifà
anch'io collaboro con delle testate vicino all'Inter, Inter News, ok. Su Chiesa, altra marchetta. Su Chiesa c'era la certezza di una, non dico trattativa, ma di un'idea molto forte l'Inter. Ti chiedo, Chiesa può andare all'Inter? Ho risposto. Ma che stronzo. Ma io ho risposto. Tu stronzo, no, io? No. Poi mi hai chiesto di Ismaili, ti stavo dicendo, sì. Ismaili è in mezzo a un gruppo di altri 35 giocatori che stanno sondando per il mercato di gennaio. Ismaili. Va bene, questo tu veramente, allora tu veramente fai uno zero. No, io ti dico la verità, tu ascolti le tue fonti da Firenze. No, ma c'è un nome e cognome la fonte di Bergo, me lo faccio. Ma ti vendi quei quadri di merda, le tue camande. Non parlare di cazzo, che cazzo vieni qua a fare? Ma cosa stai quadraro, vendi quei quadretti lì? Camicissima ti prendo. Ma come camicissima? Bruttissima. Ma fatevi qualcosa, non è in lui, non è in lui. Sta prendendo i crediti sulla barca. Scusate, ma siete tutti testimoni perché sembra che io sia fuori dalle luci. Risposta è 35. Ma i nomi di 34, Marcello. Però mutato. 34. Faccia rispondere, faccia rispondere. Mutalo perché sennò non rispondo. Sei nel bunker, cazzo. Mi ha fatto una domanda. Dovete fare il trasloco come te, hai ragione. Ma non hai risposto, hai detto una cavolata. Fuori, fai, ma per te ho detto una cavolata. Tu mi hai fatto una domanda, io ti ho detto non è vera. Poi mi hai chiesto quanti ti risulta Ismaili? Sì, mi risulta, ma in mezzo ad altri 35 giocatori. Tu hai risposto a tutti e due, tu non ci credi. Non me ne frega a me niente. Tu vuoi sentirti dire che tu sai le notizie. Tu non sai un cazzo! Sei un buffone, cialtrone, assassino! Non sai un cazzo! Ti spacci per giornalista! Non sai niente. No, per l'amor di Dio, di quello! Non mi insultare! Io non voglio far parte di una categoria! Chirico, è tutto rosso, controlli la pressione, un attimo, Chirico! Sì, ma Chirico, se calmi, non vorremmo, insomma, un decesso in diretta! Ma come un decesso? Si calmi, se faccia... Ecco, se vado a prendere una bottiglietta d'acqua... Guarda a cagare! Adesso, siccome il qui presente Chirico ha parlato della classe dei giornalisti, vorrei che Faina per una volta dicesse una cosa che tutti i suoi colleghi stanno riportando su Davide, che qua raccontavo ad aprile. Solo questo. Chi cazzo è Davide? Davide. Chi è Davide? Praticamente è uscita la notizia di Guarro che praticamente ha detto di che Guarro? L'Inter... Di tutti, Damiano, tutti! Io ho letto quella di Guarro. Qua bisogna fare solo i complimenti al maestro. Vero, bisogna fare i complimenti a Fabio su Jonathan David. Anche al sottoscritto che dopo l'ha confermato. Ha anticipato il mondo su David. Vero. Firmato. Questo è vero. Hanno firmato? Cosa gli fate? Non ammettete niente. Quando uno prende una notizia, rimarcate solo quando la sbagli. Quando prendiamo le notizie prima di voi, ma qual è la notizia? Davide all'Inter l'ha dato prima a Bergomi. Davide alla Juve, allora? Io ti dico, Davide verrà alla Juve, allora? Vale la mia o vale la sua? Dai, vale la sua, questa è la dappertutto. Scusi, è dappertutto la sua. Niente, Guarro può scrivere quello lascia che vuole. Lascia stare adesso. È uscito da Moretto, tutti i siti dell'Inter. Non c'è niente. Ecco, morto Giri. Ma a proposito di notizie, poi andiamo in chiusura, tanto noi rimaniamo una mezz'ora. Che Bergomo era criptonite. Mi metti quella cosa un attimo e poi mi vai fisso su Ciccione un attimo. Comunque do ragione di nuovo ad Alessio, secondo me l'Inter non vince a Roma. Lo dico oggi, il 15 di ottobre. L'Inter non vince a Roma. San Paoli, could be the... Vabbè, transferred new life. Pensate. Giorgio Sampaoli potrebbe essere allenatore del Genoa. Ah, se il Genoa perde col Bologna... Pensa come si è ridotto San Paoli. San Paoli potrebbe... Però seriamente, quindi Faina e Girardino non vuole Balotelli. Quindi tu domenica no, ti no, tu domenica,
scusa, perché allora non lo prende subito? Non lo so, questa non è una notizia mia, è una notizia della Gazzetta. Non è così, Luca. È una notizia della Gazzetta. Ma dai, la notizia chiara del Balotelli. Ma ragazzi, la notizia chiara la notizia, allora io vi voglio bene, la notizia chiara de Balotelli non c'è. Nel senso, Mario no. Non ha più offerte, dai. No, le offerte ci stanno, te lo garantisco, l'ho vista io con i miei occhi, ma non è quello il punto è un altro. Il punto è che le trattative non si fanno da soli, cioè non è che se io dico ok a uno piuttosto che un altro trasferimento, allora il giorno dopo si parte. Non è così, perché poi in delle squadre c'è chi vuole una cosa e c'è chi ne vuole un'altra, ok? Perfetto. Quindi di conseguenza si sta aspettando. Paradossalmente, e ve lo dico fuori dai denti, è un paradosso che purtroppo, e lo dico da amico de Mario, è capitata la stessa situazione in due società, ok? Quindi non in una, in due società. Che c'è, ci sono persone che vogliono una cosa, lo ripeto, ci sono persone che ne vogliono un'altra. Adesso io non so se questa di San Paoli è vera o non è vera, perché questa riguarda il Genoa, punto, chiuso il discorso. Non so, o almeno non mi ricordo, se San Paoli ha allenato Mario, ma mi sembra di no. Non mi ricordo se stava con Mario al Marsiglia, questo mi devi dire al volo, Ene. Non mi ricordo, aspetta, guardo, guardalo un attimo. Cosa mi sembra di sì? No, no, non mi ricordo, devo essere onesto, non mi ricordo. Allora, al Marsiglia lui è stato 2021-2022, no? No, quindi niente. Quindi io questa notizia non la so, perché ripeto, se fosse stato che San Paoli abbia allenato già Mario, allora vi potevo dire che margine ce n'era. Ma se non l'ha mai allenato, io non so manco se tra virgolette si parlano. Poi può essere tutto, perché io non è che sono tutti i casi di Mario. Le altre due squadre, vi dico che ci stanno due squadre in Serie A che ci stanno la medesima, cioè la stessa medesima situazione, punto. Questo è il punto, ragazzi, niente di più, niente di meno. E chi dice hanno preso Pereiro, faccio esempio del Genoa, è una cazzata. No, perché Gaston Pereiro non fa la prima punta. Gaston Pereiro non fa la prima punta. Ciccio, io lo capisco che, ripeto, tu hai cominciato a guardare il calcio da poco, ma per noi, che io ad esempio l'altro anno ho guardato la Ternana, arrenditi, sei circondato, sei alle chi? Spalle. Ma da chi? Ma da chi? Ma da chi? Grandissimo coglione, da chi? La tua narrativa su Mario Balotelli è una narrativa che è perdente dall'inizio alla fine. In ma tutto su quello cosa? Che è di, tutto. Su sul cosa? Fatto che potrebbe fare la differenza in Serie A. No, sul no, la fa sicuro. La fa sicuro. Sul fatto che... Allora io ti dico una cosa, Gu. Tu ci stai raccontando una marea di cazzate. No, no, le cazzate le racconti tu. Tutte le squadre di Serie A. Le cazzate le racconti tu. Tutte le squadre di Serie A che stanno alla ricerca di un attaccante... Appena hanno visto il nome del Balotelli, hanno girato la pagina, hanno detto... Ma non è vero! Ma non è vero! Ma non è vero! Era libero! Ma non è vero! Non è vero! Non è vero! Guarda, io ti dico una cosa, io dico una cosa, dico una cosa... Autocritica, quando la facciamo? Dico una cosa... Autocritica, quando dico, ma qual è l'autocritica, coglione? Ma qui 18 ma su che cosa l'autocritica, imbecille? Sulla base di cosa l'autocritica, coglione? Ma perché se te va nessuno, una domanda... Ma chi è che non lo vuole? Ma che stai a dire? E no, perché non ha firmato? Ma c'è 6-7 proposte all'estero, a grandissimo coglione! Se c'è 6-7 proposte, dici che aspetta a Ferragosto. Non ci vuole andare all'estero. L'ha detto pure qua sul controcalcio. Non ci vuole andare. E non ha proposte in Italia. Non ci vuole andare. Non ha bisogno di soldi Mario Balotelli, che deve andare a giocare in un campionato sconosciuto. E in Italia, quindi c'ha proposte solo da campionati sconosciuti. C'ha proposte. C'ha proposte. C'ha proposte allettanti economicamente parlando, chiaramente. Solo da campionati che a mio avviso non valgono poco. Se non arrivano, che ve lo dico, grazie dall'Italia. Le proposte dall'Italia ci stanno. E perché non le accetta? Perché ti ho appena raccontato che ci sono delle cose che non vi posso dire, ma in delle società dove ha ricevuto queste proposte
ci sono delle persone che vogliono una cosa e delle persone che ne vogliono un'altra. Quindi non c'è allora una proposta, non c'è una proposta, no, la proposta ferma di Coin, però io voglio bene, ragazzi. Le proposte ufficiali, le proposte ufficiali. Scusami, ma la decisione lui la, lui so, oggi decide, può andare in una squadra, gli hanno proposto un contratto. No, perché già lui non ha dato ok a nessuno. Firma, no, e allora non hanno cercato. Ma lui non ha dato ok a nessuno. Ma che cazzo deve dare ok? Devi prendere la prima squadra che sta per 15 ottobre. Quando e quindi firma? Che c'entra che sta per 15 ottobre? Ma come che c'entra? Augusto, io ti dico una cosa. No, Augusto, ti dico una cosa. No, tu lo sai che l'altro anno. Ma tu lo sai che l'altro anno Mario ha rifiutato la Salernitana, lo sai, sì. Ha fatto bene. Perfetto. Quindi non è che a Mario deve prendere quello il primo treno che capita. Ma non è il primo che capita. Ma deve prendere. Con calma. Fabio, non è l'ultimo. Con calma, cerchiamo un'opinione media. Cerchiamo un'opinione media. Un attimo, Fabio, cerchiamo l'opinione media che racchiuda entrambe le opinioni. Un attimo, dammi un attimo, Fabio. Osimhen è ma che cazzo c'entra? Alla Juventus. Dai, caccialo fuori. Ciao Fabio, ci vediamo domani. Dicevo, possiamo cercare un'opinione media, cioè dire oggi oggettivamente Mario un'offerta concreta, quindi un contratto davanti pronto da firmare, non ce l'ha da nessuna squadra. E non è vero però. Ma l'hai detto tu? No. Hai detto che in ogni situazione c'è una parte che vuole una cosa e una parte che ne vuole un'altra. Perfetto, ma non sai chi è una parte e non sai chi è l'altra. Perdonami. Ma comunque c'è una proposta. Però ti dico, no, ti dico che una proposta c'è stata ed è più di una in Italia. Te lo dico proprio fuori dai denti. Ma al genere c'è una parte che non è convinta, non è una proposta. Ma non è la parte non convinta di Mario. Però Coin, te devi svegliare però, amico mio. Non è che non so convinti di Mario. Non è convinto Mario? Anche, ma non solo. C'è ma un'altra cosa che non posso dire, che se te scrivo la capisci. Scrivi che la capisco. Te la scrivo. Qualsiasi squadra, chi è l'ultima in classifica? Mi spiegate chi è l'ultima? Monza. Se lo chiamo a Monza deve andare in ginocchio a Monza. Io non sono d'accordo. Ma non c'è squadra, il 10 ottobre, ma quando cazzo può trovare squadra? Ma far calciatore. Augusto, è già stato a Monza. Se no chiamami Li Carlucci e il sabato sera va ballando con le stelle. Ma che lo sceglie? Ma è già stato al Monza. Ma perché alla Juventus come Vigeo Lauci? No, 34 anni, ma figura. E invece Milik è un giovinastro. Infatti lo vorrebbero vendere. Milik è giovinastro. Infatti lo vorrebbero vendere. Ma avete capito, caro Goyne, caro Henrichs, adesso? Quindi quando ti dico che il problema, tra virgolette, non è Mario, ma ci sono altre cose. Sì, io spero che... già capito. Ok, ma lui non può decidere stasera di firmare per la squadra X, perché in quella squadra X c'è un ostacolo alla sua firma. No, però vedi, Goyne, sei qua che vai in errore. No, perché lui dentro la sua testa giustamente dice: ma se ci sono già dei problemi, in che posizione mi metto? E non è che vuole il tappeto rosso, chiaramente. Ragazzi, perché non è che stava a parlare di tappeti rossi? Anche perché ci tengo a dire una cosa. No, ci tengo a dire una cosa. Che questa in questo mondo è molto rara. A Mario in questo momento non gliene frega un cazzo dei soldi. Io non posso dire le cifre, però fidatevi che se sapreste le cifre direte non ce credo. Ah, scusami, ma se vuole giocare in Serie A i soldi ci stanno. Non lo cercano, siamo al 15 d'ottobre. Lui che vuole? Pure la realtà quella conclamata. Ma non è quello il discorso. Ma Ciccio non capisce un cazzo. Allora, è una squadra disastrata. Il discorso è che ha sbagliato qualcosa. Sì, ma il discorso è, ho capito che intende Dami, è se c'è già una situazione molto complessa, ha senso che io mi ci vada a incastrare? Ok? Ma la situazione molto complessa non riguarda... Ascoltami, Agu. La situazione è molto complessa, non riguarda i punti in classifica, non riguarda la posizione in classifica della squadra, riguarda delle squadre. Il discorso che faccio io però è, in questo momento, secondo me Mario dovrebbe capire che la cosa più intelligente da fare è firmo, quello che succede, punto.
perché al 15 di ottobre Mario deve firmare con una cazzo di squadra. Anche perché se io però non sono d'accordo, Ene. Ma sta passando la squadra nazionale. Ene, io te lo dico, questo è il tuo pensiero, io lo rispetto. Io non sono d'accordo. Ma quando se vuoi sapere sulla base di questo che mai detto, sulla base di questo che mai detto. Io ieri, l'altro ieri, scusa, parlando con lui. Ma fa 35 del 90, Mario. Parlando con lui, Ene, te lo dico senza nessun tipo di problema e te lo faccio anche presente che non sono d'accordo, gliel'ho detto anche a lui. E per me hai fatto una cazzata a dirglielo. Io ti dico la mia, io se vuoi sapere la mia opinione, dico la mia opinione. Poi, non è che ho la verità in tasca, grazie. Colle Fiorito. Io ho la mia opinione è questa, poi posso sbagliare. Sì, ma questa cosa avrebbe... io non però andrei, dammi... scusami, Ene, perdonami, ti faccio una semplice domanda. Domani tu te chiamano a fare Viva il Football con Adani, ma sai per vie traverse che Cassano ha litigato con Adani, faccio un esempio, e c'è a rischio comunque il futuro del programma. E tu che fai? Accetti una cosa del genere? No, perché Enelix sta già diverso, lavorando qua, non è disoccupato. No, è chiaro, è vero, ti faccio un esempio. Non è un esempio con è morta contro calcio, ok? È morta contro calcio. Io sono qui che devo cercare di lavorare sul web perché mi piace lavorare sul web, ma arriva l'unica, cioè, mi arriva la proposta di Bobo TV, ok, e mi dicono e vengo a sapere che però comunque è un progetto che si deve rilanciare, è un progetto che in questo momento c'è una situazione complicata, c'è sta meno gente eccetera. In questo momento io che devo dimostrare tutto tra virgolette, ben venga una situazione problematica. No, non sono d'accordo. Ben venga. Io non lo condivido. No, io la metto su un altro aspetto, ma se la squadra sta viaggiando a Rose e Fiori, non si ritrova il 15 ottobre c'è Capolotelli. Però, Coin, gli errori durante il corso del mercato li fanno tutti, li ha fatti. Sì, ma la domanda che ti faccio però Dani, la domanda che ti devi fare, scusa, a Roma c'ha Sciomuro dove vice Dobby. Ma che c'entra? No, non sto dicendo questo. Sto dicendo che gli errori durante i calcimercati li fanno tutti. Ma la domanda che ti devo fare io, un attimo, Sciscio, scusami. La domanda che ti devi fare tu e la domanda che ti si deve fare Mario, ok, e questo io dovresti dire. Ma Mario domani può firmare per un'altra squadra? In che senso? Allora, se Mario dice alcune situazioni non mi piacciono, ok, c'ha un'altra situazione invece più sana in cui può firmare domani? No. Domani mattina. Ah, la risposta è sì? Domani mattina, ma non in Italia. No, ti parlo dell'Italia. Allora perché hai detto in Italia? Due, no, aspetta un attimo, Coin. Ce ne stanno due o tre in Italia. Coin, un attimo. In Italia c'ha domani un'altra situazione in cui può dire firmo? C'erano altre quattro squadre. Te dico. No, frate, te devi dire domani firma. Non domani è sì o firma. No, forse domani firma. Se la risposta sì, è no, per me sì. Per no, me ma sì. Non è per me. C'è una per me sì, che te ma devo c'è dire. Una situazione. C'è una proposta contrattuale di una situazione più idilliaca? Sì. E allora perché sta aspettando? Perché dice che è all'estero. Perché non te lo posso dire? Nel senso, perché non esiste. No, perché poi nella vita, Ene, aspetta, la parola spiega così. Nella vita, Ene, un attimo, Sciscione. Nella vita, Enerix, non esiste solo il calcio. Esistono anche altre cose, no? Ok, ma se lui in questo momento... Esiste la famiglia, sì, ma... esistono i figli, esistono tante ma altre cose, ma se lui in questo momento no? sta dando così tanto peso al tornare in Serie A, e gli fa onore questo, ok? Io credo che per quest'anno debba avere il coraggio di sacrificare tutto il resto e provarci. Ok, se io ti dico che Mario c'ha una ricca proposta dall'Arabia... a cui ha detto di no, tu ci credi? Certo che ci credo. Oh, perfetto, allora sta a parlare del nulla, fratello. Perché se poi Gabri Veiga va in Arabia a 20 anni e Mario a 34 sta a fare di tutto per giocare in Serie A, ma allora firma un po', fratello, ho capito, però ci devono stare pure le condizioni giuste. Ma il 15 ottobre, fratello, se no ma è facile, ragazzi. Ma così si fa tutto. Coin, sai qual è il problema?
che oggi sta dalla parte di Mario è difficile. Ma io mi incazzo per un motivo, scusa un attimo, non voglio far passare che sia io in questo momento ad attaccare Mario, perché in realtà lo sto difendendo. Io sto difendendo i suoi interessi. Quello che sto dicendo è che secondo me una persona intelligente che gli sta vicino gli dovrebbe dire in questo momento: firma. Punto. No, gli dovrebbe dire firma, perché se passano altre tre mesi. Non sono d'accordo. Perché Mario, a me dispiace dirlo, ma Mario, ha buttato anni, un attimo, scusami, se stai fermo sei mesi, un attimo, perdi. Mario ha buttato tante Mario ha buttato tante situazioni nella sua vita per i consigli sbagliati, ok? E se una persona in questo momento li vuole bene, gli dovrebbe dare un consiglio giusto, che è firma. Sì, no, ma questo... Punto. Però frate, posso dirti una cosa? Io nel 2017... Ascolta, vi racconto questa. Nel 2017, quando arriva la ricca proposta cinese che Mario ormai ha raccontato, ero io lì fisicamente con lui. Fisicamente io ero lì. E nel 2017, stiamo a parlare di 7 anni fa, Mario c'aveva 28 anni, comunque giocava a Marsiglia, adesso non mi ricordo se a Marsiglia o Nizza, comunque stava facendo bene, poteva fare anche altro, ok? Io gli dissi, vai subito in Cina, firma, sempre male, no? Firma, perché 35 milioni di euro a stagione, più bonus, che gli toccavano addirittura forse 50-60 milioni, se non mi ricordo male, non li vedi, con una stagione sola, non li vedi, vai! No, e forse era un consiglio sbagliato. Forse era un consiglio sbagliato, però io ti sto dicendo che quando arrivi ad un'età del genere sono tante le cose, secondo me, i puntini che si devono incastrare. Non puoi dire solo, ma in questo momento, firma. Dammi Mario, ma aspetta, ma in questo momento Mario non deve scegliere una squadra con cui passerà il resto della sua carriera. Esatto. Mario qui deve fare 7 mesi a ottimi livelli per rilanciarsi l'anno prossimo. Perché secondo me Mario, okay, posso dire una stronzata. 3 anni di carriera ancora ce l'ha. Posso dire una stronzata? Magari sbaglio, eh. Ma perché? Che problema c'è se aspetta un anno e firma a giugno? No, non se lo può permettere, Damiano. Ma perché? Non se lo può permettere. Ma perché? Non lo prende nessuno, Giulio. Ma chi te lo dice? Lo dico io, ragazzi. Oh, Marcello ha preso Pereiro che stava in Serie C, io. Frate, non si può permettere di stare un anno adesso, ragazzi. Ma vatta a piander culo, va. Ma vattene a fanculo, va. Ma vai a fanculo, va. Ma non posso parlare con te, dai. Ma se mi dici queste cazzate, posso parlare con te. Il passaggio che a voi manca è che chi ti deve pagare, chi ti deve scegliere, ti considera come Gaston Pereiro, non è Augusto, non è Luca Cohen, non è Chirico né Eneritz. Sono quelli che te devono cercare, quelli considerano te come Pereiro. Quindi o ti metti in gioco e dimostri sul campo, perché dietro la maglia c'è scritto Balotelli, ma quelli non si fidano più di te, perché non hai il dato garanzia. Per me è una cazzata. E per te è una cazzata, ma quelli comandano, non comandano. Ho capito, posso lasciare il pensiero mio o no? No, perché se tu stai all'interno di un sistema lavorativo, te devi adattare se vuoi fare il calciatore. Se no, ma che vuol dire che se devi adattare? Ma che vuol dire che se devi adattare? Ma sono le squadre che te pagano. Ma se che cazzo c'entra? Ma se vuole Mario domani mattina va all'estero e gioca, frate. Ma hai capito? Ma tu mi hai detto che non ci manda all'estero. Oh, se no va all'estero. E c'è onna, che te devo fare? C'è onna? Se in Italia... Io una rabbia, ci sarei andato di corsa. Che cazzo vuol dire? In Italia ti cercano quelli che ti considerano come Gaston Pereiro. No, ma è quindi un giocatore da... Per me è folle. Ma era... È folle. Ma era il discorso che provavo a fare io, Agu, quando dicevo che una squadra... Oggi preferisce poi Iampalo, ok? Bravo. Lì sono stato attaccato ed è stato fatto passare come un attacco, ma io ragiono dal punto di vista di un direttore sportivo, ok? Bravo. E visto che per in me questo... mettere sullo stesso piano poi Iampalo e Balotelli, okay. È una follia, secondo me. E va bene, ok, questa è la tua opinione. Scusa, ma un direttore, ma nel calcio non esiste solo i ricordi e la memoria. Ma non è ricordo. Come diceva prima Ener, sul direttore sportivo, non è che non si dimentichi, che si è già dimenticato quello che ha fatto Balotelli al Monza, al Brescia, quando gli è stata data l'opportunità di giocare in squadre minori, ma comunque di rilanciarsi, lui l'ha fallita, perché nel Brescia e del Monza non ci si ricorda niente di quello che ha fatto. No, ma sai perché mi incasso?
è dovuto andare alla Dema. Ma Marcello, sai via. Perché mi incazzo? Perché cioè, tutti si ricordavano, certo. Enerix, ma noi passiamo quelli che gli haters di Balotelli, noi facciamo la constatazione dei fatti di quello che pensano gli altri, non di quello che pensiamo esatto. noi. Balotelli può andare pure al Madrid, esatto. che ma quello ma che sono di quello che pensano i direttori ma, sportivi. Ma soprattutto, sai perché mi incazzo? Se sta bene, arrivederci. Sai perché mi incazzo, Agu? Mi incazzo perché proprio perché tutti mi dicono, e io ci credo a questo, me lo dice Mario, me lo dice Viviano, che non c'ha nessun interesse nel dirmi ste robe in privato, quindi Viviano mi dice costantemente che non ha mai visto Mario così in forma e così vero. Concentrato su un obiettivo, ok? Vero. E io ci credo a sta roba, soprattutto perché secondo me adesso ha una maturità anche umana, ok? Che gli permette veramente di poter fare altri 2-3 anni a buoni livelli. Quello che dico io è, proprio per questo e proprio perché ci credo, qualsiasi situazione ci possa essere in qualsiasi squadra di Serie A, tu adesso devi avere il coraggio e la forza di dimostrare di essere veramente concentrato al punto da fregartene di tutto ciò, perché se domani, faccio esempio squadra X, è Venezia, ok, Mario va al Venezia e il Venezia va in Serie B, ma Mario fa 15 gol, l'anno dopo Mario è in una squadra di Serie A. Bravo, ma quello è, ancora capisce. Rispetto al tuo punto di vista, non lo condivido. Non so che ma dite, non è il nostro no. punto di vista, è il vostro punto di vista, perché non c'è la verità in tasca. Io ho il mio e mi tengo il mio. Punto. Non hai capito. Punto. La considerazione di un dirigente che deve scegliere tra un giocatore e l'altro è Gaston Pereira e Balotelli. Sono presi Gaston Pereira. Ancora, sono due ruoli differenti. Ma io non te posso insegnare il calcio, dai. Se tu pensi, io non te lo posso insegnare, però il calcio, devi studiare da solo. Allora te lo spiego meglio. Hanno bisogno di due giocatori perché stavano tratta pure Balotelli, no? Tra l'uno e l'altro si sono presi quell'altro, mo ruolo o non ruolo si sono presi in altro, hanno preferito prendersi quell'altro, perché potevano prendere Balotelli. Quell'altro l'hanno preferito a Malinowski, Augusto, però poi ho capito, ma lascia perdere, ma quella è una realtà in cui si prendono tutto, perché se te prendi Gaston Pereira, te prendi Balotelli. Ma tra l'altro, scusate, ma Balotelli quanto chiede, tra l'altro? No, poco, Marcello, i soldi non sono secondo me problemi. I soldi sono l'ultimo dei problemi. No, ma io la cosa che mi fa ridere, no? Poi lui dice: io a Serie A la smonto, firma con quella che ti pare. Se la smonti, la smonti è quello che dico io. Non è che l'allenatore, se fai gol, entri in campo e fa gol, ti mette in panchina perché oh, ma Dia, retrocede casa anche... Salernitana. Tra l'altro, l'anno scorso, pure fuori rosa. Però, Dia, retrocede casa Salernitana, ma gioca a titolare alla Lazio. Per quello dico, se veramente, e io sono convinto che sia così. Tu pensi di arrivare in Serie A e fare la differenza, e io sono convinto di questo, perché ci credo anch'io in Mario, non ti fare scrupoli. Ma squadre che non è che penso che va alla Juventus e c'ha Vlahovic, all'Inter che c'ha Lautaro, andrà alla squadra, tu c'avrà Piccoli davanti, che ne so, poi Giampaolo, c'avrà Juric... Sapete, poi e poi vi saluto, mi faccio l'ultimo 10 guai. No, sapete cosa io spero veramente? Ovviamente da amico che lui si trovi bene, eccetera, eccetera, e tutto quello che di meglio gli si possa augurare. Ma spero veramente che lui firmi domani mattina, così che da venire qui e sentire dalle vostre bocche chiedermi scusa. Ma che io non vedo proprio l'ora. Ma io ti ho detto che per me va in doppia cifra. Lo dico un'altra volta. Io ve lo ridico un'altra volta, perché quando Mario tornerà in Italia e succederà, io me lo sento che succederà, poi magari c'è una sensazione sbagliata, quando succederà che Mario tornerà in Serie A e farà quello che io penso che faccia. Ma io ti ho detto che per me va in doppia cifra, ma con chi ce l'hai? Non te, parlo in generale con la chat, non fare... Non prendere le lance addosso. Voi, nel senso, sto in live, non è che voi sto in videochiamata. Voi che devo fare? Devo dire Augusto, bambino ossessivo che state a scrivere da 3 ore, per cazzo, a Chirico, a Coina, Ciccio, che devo fare? Ma se quindi fa 7 gol, ha fatto il suo, ha fatto bene. Non ha fatto il suo. Vedi che se tu non ha fatto il suo, tu te devi mettere in gioco. Ma io infatti un piccolo passo, tanto firma, tanto dimostra. Ma infatti io ti sto dicendo che io non vedo l'ora che arrivi quel momento per far sì che voi, soprattutto tanti che lo criticano in Italia, perché non deve nasconderci, sono tanti che si rendano conto che quello che dicevamo noi, tipo io e Viviano, ci avevamo ragione, punto, ma basta. Vedete, perché basta. Voi siete amici. Se a me un amico mio fa una cazzata, oppure fa una cosa, io glielo dico. Non lo sto qua in censà, non lo sto qua. Cioè, lo devi mettere di fronte a quella che è la realtà.
che non è la realtà mia da gusto, perché a gusto è contento che Balotelli in gioca in Serie A. Io Balotelli non c'ho niente contro. Ma se io devo analizzare quello che è successo, ti dico che se deve mettere in gioco, perché se vuoi giocare in Serie A in Italia è un poi se lui può fare il calciatore, guadagna i soldi, ci stanno tante mete. Dice che i soldi non sono, non gli interessano i soldi. Ho capito, dove può giocare per 15 anni ancora, perché può giocare altri 15 anni. Però se vuoi giocare in Italia, se deve mettere a queste condizioni, le condizioni quali sono? Ecco, quelle là, quelle squadre là sono. Non è che c'è sta Real Madrid in Italia, c'è sta le squadre disastrate. Mo se ne è accorto. Se vuoi giocare in Italia, sono quelle. E deve dimostrare in campo, non deve averci già l'autostrada già davanti, perché in questo momento c'ha solo il nome di Balotelli, per quanto lo considerano gli altri, no, Augusto Ciccioni? Vi siete dimenticati quello che ha fatto, però vabbè, no. Anni fa. Ha vinto la Champions League, c'ha 18 anni, però vabbè, ha 18 anni, ne ha 34. Penso che in pochi possono vantarsi di aver vinto la Champions League. No, però siccome io leggo anche in chat, Marcello, che Balotelli si vanta senza aver dimostrato, grazie Fabietto. È una cazzata, perché Mario ha dimostrato, poteva fare fa sicuramente di più, e questo è consapevole pure lui. Comunque vabbè, detto ciò, saluto Luca, saluto Marcello Cioraico, grazie Marcello, ci vediamo domani, ciao Marcello, grazie Luchino, ciao Luca, fuori dal cazzo, dai, fuori, me ne vado io, fuori, fuori. Oh, comunque una pizza per compleanno la potevi offrire. Davvero, li mortacci tua. Oh. Cioè, ma io dico, ma stasera potevi venire qua, pagavi una pizza. Ah, certo, vengo pure. Allora, scusami, se volete venite qua e poi farò la pizza. Ma niente, se inculava da fare la strada. Ma che fa il compleanno, faccio a Roma? Ma certo. Scusa, Ciccio, perdona, mi siamo tutti di Roma, siete della Cina, potevi venire qua. Allora, venite qua, siete ospiti. Ma che è davvero, che quando si sposano vanno tutti e due sposano a casa. Ma non è che te sei a sposare, incoglionito, stiamo tutti a Roma. Ma che tu vieni a Terracina quando fa il compleanno? Ma grazie, sei l'unico che sta a Terracina, siete ospiti, venite sta a Terracina, ah, che ecco. Schifo che fa, ma vedi perché questi fuori. Sono gli amici fuori, dai, fuori, tu non mi devi cacciare, oh, non mi devi, oh, mi fai fa sempre ridere, me ne vado io.